Se l'Italia fosse diventata comunista nelle elezioni del 1948, avremmo assistito ad una radicale trasformazione del paese. Innanzitutto, la politica estera dell'Italia sarebbe cambiata in modo significativo. Il paese non sarebbe entrato nella NATO e si sarebbe allineato all'Unione Sovietica e agli altri paesi comunisti dell'Europa orientale. Questo avrebbe comportato un cambiamento nei rapporti commerciali e diplomatici dell'Italia con gli altri paesi del mondo, in particolare gli Stati Uniti. A livello interno, il nuovo governo comunista avrebbe avviato una riforma agraria che avrebbe redistribuito le terre ai contadini, nazionalizzato le imprese chiave, come quelle del settore dell'energia e delle telecomunicazioni, e creato un sistema di sicurezza sociale più esteso. Inoltre, il nuovo governo avrebbe introdotto una serie di riforme economiche e sociali, come l'istituzione di un sistema sanitario completamente gratuito e l'introduzione del salario minimo. Tuttavia, l'introduzione di un regime comunista in Italia avrebbe probabilmente portato ad un aumento delle tensioni politiche e sociali nel paese, con una forte opposizione da parte di parti della società, delle forze armate e della Chiesa cattolica.